del 1945 è un avvenimento sentito dagli italiani, non solo come incontro con la storia, ma anche e soprattutto come doverosa ripresa di quegli ideali che nella patria furono espressi e che la patria consegnò al patrimonio della nostra nazione. È anche l'occasione di rendere omaggio a tutti gli uomini e le donne che sono caduti perché quel giorno potesse finalmente giungere. La Repubblica, la Costituzione, le conquiste civili e politiche, lo sviluppo economico e sociale e l'importante ruolo internazionale dell'Italia discendono direttamente da questa vittoria. Questa eredità fa del 25 aprile la festa di tutti gli italiani. Fanno ingresso sul luogo della cerimonia i labari delle associazioni combattentistiche d'arma. Della città di Caserta e della provincia di Caserta. Che accompagnato dal comandante della divisione Acqui, generale divisione Nicola Terzano, passerà in rassegna la compagnia d'onore interforza.
Si procede ora alla deposizione di una corona d'alloro in onore dei caduti di tutte le guerre. Vengono resi gli onori ai pompadori delle città di Bellona e Emiliano Montelungo, decorati di medaglia a loro valor militare, seguiti dai pompadori della città di Caserta e della provincia di Caserta, che lasciano il luogo della cerimonia. Thank you.
Abbiamo tramandato quei valori di pace, di libertà, sulla base della nostra costruzione, eccetera. Dobbiamo tutti impegnarci per preservare questi valori, che ormai dimostrano le ultime aziende internazionali, ormai scattate.